Benvenuti all'appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo con il decennale del tragico naufragio della Costa Concordia. Siamo andati a trovare un testimone aretino. Vediamo. Che effetto le fa vedere le immagini 10 anni dopo in tutti i servizi televisivi che stanno passando adesso in tutte le reti di tutto il mondo? L'effetto praticamente ti fa riaffiorare tutto quello che è successo in quelle ore drammatiche, tutto qua, e ti rendi conto della fortuna che hai, che ancora sei qua. Quando hanno dato l'allarme, avete pensato che fosse realmente così serio oppure poteva essere una cosa, magari un guasto passeggero? Ma sai, l'allarme è stato un pochino particolare, perché all'inizio ti dicevano di rientrare nelle cabine perché c'era un guasto tecnico, penso che ormai si è sentito a tutti i processi, e invece era impossibile perché noi si stava leggermente inclinati già, quindi il guasto tecnico elettrico era impossibile, e lì cominciasti a sospettare di qualcosa, e poi le ore passavano, insomma. Ci ripensi sempre quando c'è un po' di nebbia, quando c'è un po' di, insomma, di freddo, ci ripensi e poi te la butti sempre dietro le spalle, però è difficile dimenticare anche dietro a tutti i percorsi che ho cercato di fare, che cerco di fare, è difficile anche dimenticare, e rimane sempre, insomma, il segno rimane. Noi saremmo andati per un reality televisivo, in effetti di Arezzo c'era 4 persone, 2 di Alberoro e 1 di Bibbiena. Sarà per un reality televisivo sui parrucchieri. E nuovo blitz alla piscina comunale di Arezzo, il secondo in poche ore. Questa mattina diverse pattuglie delle varie forze dell'ordine sono intervenute per controllare la situazione, rilevando ancora una volta l'assenza totale di richiesta agli utenti del Green Pass da parte del gestore. Quest'ultimo è stato sanzionato, il sindaco Ghinelli sarebbe intenzionato a sollecitare la ASL per cercare di sbloccare la situazione. Condannato per mafia, beni sequestrati su disposizione del Tribunale di Firenze, primo provvedimento di questo genere in provincia di Arezzo. Polizia di Stato e militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Firenze che ha riguardato beni per un valore stimato di circa 1,5 milioni di euro costituiti dal capitale sociale di una società con sede ad Arezzo e dall'intero patrimonio aziendale composto da un appartamento, un'auto ed un immobile ubicato nel centro cittadino. Il provvedimento di confisca è stato disposto nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato a seguito della proposta a firma congiunta di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale formulata dal procuratore distrettuale della Repubblica di Firenze e dal questore di Arezzo, la prima in assoluto eseguita in provincia di Arezzo. La misura ablatoria prende spunto dalla vicenda giudiziaria di un imprenditore titolare di aziende nell'Aretino che ha subito una condanna con sentenza definitiva per associazione di stampo mafioso per fatti commessi alla fine degli anni 90 e connessi con un clan camorristico. L'attività è stata supportata ampiamente dagli accertamenti economico-finanziari condotti, precisano Questura e Finanza in una nota, e che hanno permesso di ricostruire l'intero patrimonio rientrato nella disponibilità diretta e indiretta dell'uomo nell'arco temporale che va dal 1990 al 2018 e di dimostrarne l'evidente sproporzione rispetto al reddito dichiarato dallo stesso, circostanza questa che costituisce uno dei presupposti fondanti per l'applicazione della misura ablatoria. La proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale, prevista dal codice antimafia, è il risultato di una complessa attività investigativa, portata avanti in perfetta sinergia dalle forze dell'ordine coinvolte. E adesso apriamo la pagina dedicata alla sanità, in particolare alla situazione dei contagi. Sono 46 le persone ricoverate in bolla Covid e 10 in terapia intensiva al San Donato. Secondo il report della ASL Toscana Sud-Est, sono 1.096 nuovi casi distribuiti nei vari comuni della provincia e casi più numerosi ad Arezzo, a fronte però di 1.401 guarigioni. Oltre 8.000 le persone prese in carico. Intanto la ASL, in una nota, ha annunciato l'assunzione di 150 nuovi infermieri per far fronte all'emergenza. Corsa ai vaccini di tutte le dosi, non solo booster ma anche prime dosi. La ASL corre ai ripari potenziando gli hub e aumentando le scorte di vaccini.
C'è un po' di confusione per quanto riguarda gli hub, che sono sempre pieni di persone che adesso vogliono vaccinarsi, vogliono fare la terza dose, ma non ci si può vaccinare random e tutte le volte che vogliamo. Bisogna rispettare le prenotazioni. È così, direttore? È vero che in questo momento l'offerta di vaccini è importante ed è vero che i nostri hub vaccinali sono presi d'assalto. Sono presi d'assalto perché il generale Figliuolo e il governo hanno accorciato il periodo per la somministrazione della dose di richiamo. Questo ha reso possibile a molte persone che erano in attesa dei 5 mesi a fare la dose di richiamo a 4 mesi. E quindi le prenotazioni sono in questo momento in sold out. Stiamo aumentando ancora di più gli slot vaccinali perché è importante in questo momento fare la terza dose, ma è anche importante fare la prima dose, perché è vero che è importante perché le persone che hanno fatto il ciclo vaccinale completo facciano la dose di richiamo, ma è altrettanto importante che chi, visto i fatti, decida di vaccinarsi e non l'ha fatto finora, abbia la possibilità di farlo. Questo è il motivo per cui stiamo aumentando molte dosi al centro affari d'Arezzo e, se necessario, aumenteremo l'offerta anche in altri punti della città e della provincia. La trasmissione in diretta prevista per questa sera sulla nostra emittente è stata annullata per improvvise assenze legate ad impegni lavorativi da parte degli ospiti chiamati a rispondere in studio. Le domande che i cittadini avevano formulato per mail o per chiamata o SMS saranno comunque riproposte agli interlocutori della ASL nella prossima puntata in diretta. Adesso la cronaca nera. In autostrada con una pistola pronta a sparare, il fatto inusuale anche per gli agenti della sottosezione di Battifolle, è costato l'arresto a due giovani marocchini. Viaggiavano in A1 con una pistola pronta a sparare. La Polizia Stradale di Arezzo ha arrestato due giovani trafficanti di droga, trovati in possesso, oltre che dell'arma, di 125 grammi di stupefacente tra hashish e cocaina. I due, di origine marocchina e noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati in autostrada per un controllo. Gli agenti hanno individuato, sotto il piantone dello sterzo, una pistola calibro 45 con la matricola a brasa e con il colpo in canna, insieme a 100 grammi di hashish e 25 grammi di cocaina, oltre a 3.290 euro in contanti trovati addosso ad uno dei due. Per loro è scattato l'arresto per il porto abusivo dell'arma da fuoco e la detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente e sono stati trasferiti in carcere. Data la pericolosità del fatto, che ha stupito anche gli agenti della sottosezione di Battifolle, sono in corso indagini per ricostruire i movimenti dei due. Cinquantenne in carrozzina ruba merce per alcune centinaia di euro in un negozio della zona di Saione ad Arezzo, poi si allontana, rintracciato, viene denunciato per furto aggravato e porto ingiustificato di coltello. A rintracciare l'uomo di origine nordafricana e pregiudicato, i carabinieri, messi in allerta dai titolari dell'esercizio commerciale. Una volta rintracciato, il cinquantenne è stato trovato in possesso della merce che aveva nascosto nella carrozzina e denunciato. L'uomo è risultato anche irregolare sul territorio italiano. E ladri in azione nella notte alla ferramenta di Cecigliano, rubati in particolare trapani e utensili da cantiere, bottino del furto circa 7.000 euro. Ancora un colpo è stato compiuto ai danni della ferramenta di Cecigliano. I ladri sono passati da qui e si nota anche chiaramente con Giacomo Sestini. Avete ricostruito un po' l'esatta dinamica di quanto è accaduto stanotte? Sì, purtroppo questa notte, passando dai campi del retro, sono entrati nella nostra proprietà, hanno spaccato il vetro e erano più persone, ora vediamo un po' di risalire a quanti erano, e hanno preso materiale importante, costoso, elettroutensili in particolare di valore. Siete riusciti a quantificare l'ammontare del furto? Non ancora, ma sicuramente saremo sui 5-6 mila euro di materiale portato via. Dobbiamo dire che questo non è il primo furto che voi subite, perché altre volte i ladri sono entrati qui dentro compiendo anche, trafugando anche diversi oggetti. Purtroppo sì, siamo in una zona un po' isolata e siamo appetibili per i furti, ecco. Dopo gli ultimi furti avevate potenziato il sistema di allarme?
Sì, per fortuna l'allarme ha funzionato, ma quei minuti che sono serviti per arrivare qui erano già stati calcolati probabilmente in modo di poter arraffare e caricare più roba possibile. Capisco che è molto difficile, quasi impossibile, ma avete a grandi linee un'idea di chi può avere compiuto questo furto? No, non saprei. Controlli della Polizia Municipale sull'andamento dei saldi, vediamo. I saldi invernali sono iniziati mercoledì 5 gennaio e contestualmente sono partiti una serie di controlli della Polizia Municipale di Arezzo sui prezzi applicati per garantire ai consumatori la massima tutela ed evitare comportamenti ingannevoli ai loro danni. Il nucleo di Polizia Amministrativa in sede di monitoraggio ha accertato in particolare che in un negozio all'interno di un centro commerciale cittadino erano stati artificiosamente aumentati i prezzi ad alcuni articoli, tanto da risultare in vendita la medesima cifra praticata prima dell'avvio dei saldi stessi. È scattata conseguentemente una sanzione di 1.000 euro. I controlli verranno aumentati nei prossimi giorni. La quasi totalità dei negozianti è scrupolosa e attenta ai clienti, ma la Polizia Municipale raccomanda la massima attenzione nella scelta degli acquisti ed invita a segnalare eventuali situazioni non chiare. Italpreziosi, parliamo di economia, ha rinnovato la sottoscrizione dell'accordo con Banca Cambiano per la compravendita di oro da investimento. Attraverso il rinnovo della partnership, si spiega in una nota, sarà possibile per tutti i clienti di Banca Cambiano 1884 investire in lingotti e monete comodamente dalla propria filiale ed assistiti dal proprio banker di fiducia. I lingotti sono custoditi in caveau dedicati e disponibili in diverse dimensioni. Ai clienti sarà offerta la possibilità di decidere se custodire i propri lingotti nel caveau oppure riceverli direttamente presso il proprio domicilio. Cronaca sindacale, nuovo segretario per la CGIL di Arezzo, Alessandro Tracchi, succede ad Alessandro Mugnai. Tracchi, valdarnese, ha avuto importanti incarichi all'interno del sindacato, l'ultimo dei quali come responsabile della FIOM. Cambio al vertice della segreteria provinciale della CGIL, Alessandro Tracchi è nuovo segretario provinciale. Assume questa carica in un periodo particolarmente impegnativo. Periodo particolarmente impegnativo, ma per noi sindacalisti mi verrebbe da dire non c'è mai un periodo migliore. Siamo quelli che nelle condizioni della normalità delle cose si deve comunque sempre portare avanti la nostra idea confederale, cioè di partire dal posto di lavoro, dalla difesa dei lavoratori, dei pensionati, provare a modificare un assetto di società che noi vorremmo basata su concetti di democrazia, di giustizia, di uguaglianza, di un'istruzione, una sanità garantita a tutti. E quindi per noi, diciamo, il momento è sempre questo, è sempre quello dove bisogna attivarci, attivarsi, coinvolgere i lavoratori e dargli un elemento di sicurezza e di certezza. Alessandro Mugnai, segretario uscente, quale CGIL provinciale lascia al suo successore? Lascia una CGIL, diciamo, in buone condizioni e a un buon segretario, a un buon nuovo segretario, questo senza dubbio. La CGIL di Arezzo da oggi c'è una buonissima opportunità. Lei ha detto che i disoccupati, la disoccupazione nell'ultimo anno, nell'ultimo periodo ad Arezzo è pari al numero di abitanti di San Giovanni Valdarno. È da qui che dovrà ripartire il nuovo segretario? Tanta roba, è stata molto impegnativa per me, oggi è un percorso ancora più impegnativo. L'azione sarà capillare perché noi siamo un'organizzazione appunto ben organizzata che è presente in tutti i principali posti della provincia e soprattutto è radicata nei luoghi di lavoro. E adesso apriamo una pagina dedicata alla giostra del Saracino, lo facciamo con il primo servizio che ci parla dell'offerta dei ceri che la nostra emittente trasmetterà in diretta. Nell'intento di mantenere la tradizione della giostra della città di Arezzo, sabato 15 gennaio alle 19 si aprirà l'anno giostresco 2022 con la cerimonia dell'offerta dei ceri al Beato Gregorio X, che vista la situazione pandemica si svolgerà in forma ridotta con la sola offerta dei ceri all'interno della cattedrale ed una ristretta rappresentanza dei quartieri e delle associazioni. La cerimonia, giunta alla 24esima edizione, prenderà il via alle 18:45, la stessa ora in
in cui scatterà la diretta della nostra emittente, con il ritrovo dei figuranti in Piazza della Libertà che si recheranno verso la cattedrale, dove alle 19 prenderà il via la cerimonia vera e propria dell'offerta dei ceri al beato Gregorio X, durante la quale i quartieri doneranno i ceri decorati come di consueto dall'artista senese Rita Rossella Ciani. Come ogni anno, i quartieri doneranno una somma di denaro da devolvere al Caritas Baby Hospital, l'ospedale pediatrico di Betlemme gestito dalle suore cattoliche su iniziativa di Don Alvaro Bardelli. Il ricavato andrà proprio a questo ospedale. Intanto da segnalare la chiusura temporanea per il percorso espositivo I colori della giostra, che rimarrà chiuso per gennaio per lavori di manutenzione. Nei weekend tornerà ad aprire a febbraio e marzo. Ricordiamo dunque alle 18:45 sabato prossimo in diretta su Teletruria l'offerta dei ceri al beato Gregorio X. E intanto si è tenuto l'insediamento dei nuovi organi sociali del quartiere di Porta Sant'Andrea, tra conferme e novità. Insediati i nuovi organi sociali del quartiere di Porta Sant'Andrea. Nella riunione sono state attribuite anche le nuove cariche previste dallo statuto. Il Consiglio ha riconfermato l'unanimità Maurizio Carboni come rettore, mentre il 29enne Andrea Gavagni è stato scelto come nuovo capitano del quartiere. Al veterano Gianni Sarrini è stata affidata la carica di rettore vicario e al consigliere Saverio Crestini quella di cancelliere. Erika Canocchi ricoprirà il ruolo di camerlengo e Claudio Guerri sarà il provveditore. Durante la riunione sono state scelte anche le figure di vertice dei collegi. Presidente dei Probiviri è stato eletto Luca Ceccherini, mentre Alessandro Mangani presiderà il gruppo dei sindaci revisori dei conti. Adesso cambiamo argomento, ci concentriamo sulla caccia e facciamo un bilancio sulla stagione venatoria che si è appena conclusa. Allora, la Regione Toscana ha già deliberato il 27 di dicembre la nuova normativa che va fino al 2024 per quanto riguarda gli interventi per l'intera annualità che si possono fare in girata ed appostamento. Ieri addirittura è stata integrata con la delibera per permettere alle squadre gli interventi anche fino a febbraio. Per quanto riguarda la stagione venatoria, cioè è stata una stagione, possiamo dire, positiva, a dispetto di chi dice che i cacciatori non hanno contribuito a limitare i danni o a prevenire i danni dei cinghiali. Noi di fronte a un piano di 5.510 cinghiali, le squadre hanno abbattuto 6.593 animali, quindi oltre 1.000 superiori alle aspettative. Questo si tratta delle aree vocate. Nelle aree non vocate, che praticamente è la parte che è più interessata ai danni, perché l'80% dei danni vengono fatti nelle aree non vocate, dove la presenza del cinghiale non ci dovrebbe essere, sono stati abbattuti dalle squadre 210 cinghiali, senza considerare quelli abbattuti nelle zone di rispetto venatorio, che sono altrettanti, sicuramente forse più. E oltre che le squadre, ha contribuito anche la caccia e selezione a ottenere questo successo, perché nell'intera annualità sono stati abbattuti 530 cinghiali nelle aree non vocate. Nelle aree non vocate evocate i danni sono stati 287 le pratiche presentate dagli agricoltori, tutte evase, e per quanto riguarda le prevenzioni 68 miglioramenti ambientali. Quindi noi la nostra parte l'abbiamo fatta in pieno per quanto riguarda il contenimento della specie cinghiale. Ed i primi cittadini del Val d'Arno hanno deliberato all'unanimità la proroga alla presidenza della conferenza dei sindaci a Sergio Chienni. Con l'unanimità dei voti, la conferenza dei sindaci del Val d'Arno ha deliberato la proroga della presidenza della conferenza dei sindaci a Sergio Chienni, che era in scadenza a fine 2021. Il primo cittadino di Terranuova è in carica dal 1 settembre 2017. Viene prorogato fino al 30 di settembre con l'obiettivo di completare alcune cose in essere a cui teniamo in maniera particolare, a iniziare ovviamente dalla definizione della convenzione sociosanitaria che è destinata a regolare i rapporti tra i comuni e l'ASL e soprattutto a regolare le funzioni che vengono esercitate rispetto ai cittadini. Si tratta di un passaggio importante perché sottende anche l'obiettivo di un'omogeneizzazione dei servizi nel nostro territorio, perché oggi assistiamo in alcuni settori a servizi che possono essere differenziati da comune a comune, mentre è importante assicurare ai nostri cittadini, indipendentemente dalla loro residenza, di avere servizi rispondenti alle loro necessità.
Adesso scopriamo i dettagli dell'assegno unico universale, requisiti ISEE e tempi per ottenerlo. Allora, l'assegno unico universale è un sostegno economico per tutte le famiglie che hanno un figlio a carico. Parte dal 7° mese di gravidanza fino al 21° anno di età ed è erogato direttamente dall'INPS, naturalmente su richiesta. È unico perché va a assorbire tutte le misure che riguardano la famiglia, come ad esempio gli assegni familiari e le detrazioni dei figli a carico. È universale, e questo sicuramente è l'aspetto più importante, perché riguarda davvero tutti, a prescindere dalla condizione lavorativa del genitore e dal limite di reddito. L'importo dell'assegno va in base all'ISEE, va da un massimo di 175 euro per ogni figlio a carico fino a un minimo di 50 per coloro che hanno un ISEE superiore ai 40.000 euro. Gli uffici di Coldiretti sono naturalmente a disposizione di tutti i cittadini per presentare il modello ISEE. La domanda dell'assegno unico è già possibile inviarla attraverso il sito INPS e decorre dal 1 marzo 2022 fino al 30 giugno. Abbiamo tempo per presentare le domande, che partiranno comunque senza perdere il diritto da marzo 2022 per 12 mesi. I nostri uffici di Epaca sono a disposizione non solo per fare la domanda, ma anche per calcolare l'importo di quello che vi spetta per ogni figlio. Sparò a Gattina, processo chiede l'affidamento in prova. L'uomo, un valdarnese di 60 anni, fu individuato come il presunto responsabile dell'uccisione del piccolo felino. Le associazioni animaliste si sono costituite parte civile nel processo. Qualora la richiesta fosse rigettata dal tribunale, l'uomo rischia una condanna fino a 2 anni. Il pronunciamento avverrà a luglio. Torna la danza contemporanea al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Sabato 29 gennaio al via la 14ª edizione della rassegna promossa da Sosta Palmizzi. 5 spettacoli, uno al mese, da gennaio a maggio. La danza contemporanea d'autore, protagonista al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino con la rassegna a cura di Sosta Palmizzi. Il sipario si alzerà con un'anteprima regionale sabato 29 gennaio. Uno spettacolo liberamente ispirato allo Zio Vania di Chekhov, in scena e autrice Federica Tardito, una straordinaria interprete che da tanti anni lavora con Sosta Palmizzi, e poi proseguiamo ogni mensilmente con gli appuntamenti. Al termine degli spettacoli, che in questa 14ª edizione saranno presentati sia in orario pomeridiano che serale, uno spazio libero di incontro tra pubblico e artisti. Questi spettacoli sono sempre introdotti da una breve presentazione, e alla fine dello spettacolo, che non dura mai più di 45-50 minuti, alla fine dello spettacolo c'è un incontro con l'autore. Un ricco calendario che prevede anche attività per il pubblico e per le scuole. Dal 18 al 20 febbraio è infatti previsto un laboratorio gratuito aperto a tutti, con la possibilità per il pubblico di partecipare al finale di uno spettacolo. Le Marin Perdu, che tra l'altro è uno spettacolo che è stato scelto dal pubblico, perché noi abbiamo, si chiama i visionari, praticamente sono state 30 persone più la quinta del liceo coreutico, che hanno visionato quasi 200 video e alla fine hanno scelto, facendo tutta una serie di tappe, hanno scelto uno spettacolo, e quest'anno hanno scelto questo, Le Marin Perdu. È l'unica rassegna di danza della provincia di Arezzo, di danza contemporanea. L'associazione Sosta Palmizzi, che è una garanzia per i suoi trascorsi, per la sua professionalità, ha scelto, abbiamo scelto anche noi, di ospitare questa rassegna, questa stagione di spettacoli di danza contemporanea, e sono per noi un'eccellenza. Lavori a maglia per il Calcit, quanto stanno facendo le ospiti della Casa Pia di Arezzo? Le ospiti della casa di riposo Fossombroni lavorano ai ferri per il Calcit. L'istituto cittadino, conosciuto come Casa Pia, ha aderito al progetto Mani e Cuore per il Calcit e ha coinvolto le proprie residenti con l'obiettivo di portare un contributo alla realizzazione di 1000 coperte di lana che nei prossimi mesi saranno stese in una manifestazione in cui verrà tappezzata e colorata l'intera Piazza Grande. Queste stesse coperte saranno successivamente messe in vendita dal Calcit su offerta
ed il ricavato permetterà di finanziare l'acquisto del nuovo ecografo per l'ambulatorio di chirurgia senologica dell'ospedale San Donato di Arezzo. Adesso torniamo in Val di Chiana, nuovo webinar della comunità del cibo della Val di Chiana previsto per la giornata di domani. Oltre a questo, i comuni aderenti stanno raggiungendo un primo importante traguardo. È in programma per venerdì 14 gennaio dalle 9.30 alle 13 un altro appuntamento voluto dalla comunità del cibo della Val di Chiana, il ruolo sociale dei coltivatori custodi. Questo è il secondo webinar che è previsto all'interno del nostro progetto con il quale abbiamo partecipato al bando della Regione Toscana dal titolo S3T3. È un webinar che è particolarmente dedicato all'importanza e al ruolo degli agricoltori custodi nella nostra area che è appunto la Val di Chiana. Sarà un webinar dove appunto tecnici ci parleranno appunto di quello che è l'importanza di un'agricoltura sostenibile come valore aggiunto di un territorio che è già straordinario come la nostra Val di Chiana Aretine Senese. Inoltre la neonata comunità del cibo sta raggiungendo un primo importante risultato. Un atto di indirizzo che è stato approvato in tutti i consigli comunali dei comuni aderenti alla comunità del cibo che prevede un impegno di tutte le amministrazioni nelle prossime gare di mensa che andranno a fare di riconoscere delle premialità per quella che è la filiera corta, quindi portando ancora un contributo, un valore aggiunto per i prodotti del nostro territorio. Un primo risultato importante, non era scontato, questo significa che comunque la consapevolezza del valore di questo territorio e dei suoi prodotti sta crescendo anche nelle amministrazioni pubbliche. E rimaniamo in tema di web, avrà luogo domani, venerdì, la conferenza online di Arezzo Psicosintesi che verrà trasmessa in diretta su piattaforma Zoom. In programma a proposito di gioia, a cura della psicologa e docente di teatro Francesca Barbagli. Il link per accedere si può trovare sul sito web o sulla pagina Facebook di Arezzo Psicosintesi. Non occorre prenotarsi perché l'accesso è gratuito. E prima di chiudere diamo uno sguardo alla nostra programmazione ricordando ancora una volta che la nostra trasmissione dedicata alla sanità per motivi legati lavorativi agli ospiti è stata annullata, le domande saranno riproposte, seguiteci poi vi diremo quando nella prossima puntata, però vi ricordo un appuntamento imperdibile alle 23 in diretta l'oroscopo di Alessio. È tutto, grazie per essere stati con noi, la linea alla pagina sportiva curata da Luca Tosi. Arrivederci.